al presidente Draghetti, perché so che a Bologna c'è già un'esperienza di governo di area che quindi è una forma, diciamo, iniziale di quello dell'argomento di cui stiamo parlando, se ci può raccontare e giudicare questa esperienza fatta fino adesso. Sì, grazie. Brevemente, perché credo che l'esperienza a cui faccio riferimento velocemente dia proprio ragione della necessità di arrivare a formalizzare un governo di area vasta assolutamente autorevole e riconosciuto. La nostra provincia è di 60 comuni. Dal 94 i comuni della provincia di Bologna hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione della città dell'ente di area vasta, che ha portato in effetti in questi anni alla realizzazione di una collaborazione strutturata dei servizi. Noi abbiamo da tempo gli uffici comuni per quanto riguarda gli ambiti più interessanti e di competenza della provincia, e ha portato alla realizzazione di una conferenza metropolitana dei sindaci che si riunisce, e questo davvero da 18 anni, normalmente una volta al mese. E è in questa sede che, senza ledere la sovranità e l'autonomia dei singoli comuni, passano e si elaborano e si condividono le politiche di area vasta. I comuni del nostro territorio sono tutti organizzati e raccolti in unioni e associazioni. Pensate, e lo dico proprio con fierezza, perché si vede che questa è la strada per arrivare, per esempio, ad una omogeneizzazione, a una standard dei servizi offerti alla popolazione e anche ad un interessante risparmio. Pensate che noi siamo riusciti a provare i piani strutturali comunali in forma associata. Nessun comune ha il suo piano singolo, sono tutti approvati in forma associata, quindi uffici comuni, e questa elaborazione di politiche che portano davvero ad una impostazione per cui vediamo faticosamente l'idea, insomma, che si possa andare avanti per conto proprio. Che cosa stiamo vedendo attualmente? Faccio riferimento ad un'osservazione che mi pareva molto giustamente anche il professor Onida, a cui accennava anche il professor Onida. Vedo che soprattutto nelle situazioni in cui viene a calare la omogeneità di colore politico, se così si può dire, no? Delle varie amministrazioni, su base assolutamente solo volontaristica, è sempre più faticoso arrivare a concludere e a concordare delle decisioni comuni. Per cui davvero, se si fa il passaggio ad una realtà di governo metropolitano di area vasta, bisogna che questo governo abbia dei poteri ontologicamente più forti di quelli dell'attuale provincia, proprio perché la città metropolitana prevede non semplicemente un patto tra gentiluomini, ma un'effettiva cessione di sovranità dal basso e naturalmente dalla regione, proprio per un coordinamento e una realtà di indirizzo assolutamente più forti. Io credo che in questo momento le fatiche più grosse in questa direzione le dobbiamo ascrivere alle resistenze dei partiti. Io vorrei qui segnalare, e ho finito, un allarme, lo definisco così. Mi pare che sia contenuto semplicemente in un emendamento, perché qui parliamo de iure condendo, non de iure condito, mi pare che sia contenuto semplicemente in un emendamento, in una delle proposte di legge che giacciono in Parlamento, quello che prevede la possibilità di istituire la città metropolitana facendo la scelta tra il governo a legittimazione popolare e invece il governo di secondo livello, per cui sarebbero i sindaci, magari anche in forma associata, che prevedono di attribuire ruoli e funzioni a chi dovrebbe governare la città metropolitana. Io credo che questo sia un pericolo assolutamente da scongiurare, per le ragioni che sono state dette, perché, ripeto, l'allenamento dei territori a lavorare insieme credo che nei nostri territori sia abbastanza avanzato. Occorre fare questo salto qualitativo di legittimazione di un governo autorevole, forte e riconosciuto. Grazie a tutti.